Raccogli le tue lamelle! Oh. Mira! Ma chi è lui? Perché sta qui? Non lo so. È un corpo estraneo! Caccialo via! Caccialo via! Ernesto, alzati, forza! È impossibile! Ernesto, ci penso io! Alzati, forza, su! Andiamo! È vero. E dai, che figure facciamo? Forza, su! Scusa. Andiamo. Forza! Scusa. Io non so chi ti ha fatto entrare, ma tu qui dentro non puoi stare. Questo posto oramai è nostro. No, io non me ne vado. Questo posto è di tutti. Appunto. Beh, quindi è anche mio, no? Ernesto, digli qualcosa tu, perché sennò... Ernesto? Questo è appunto quello che un attimo fa Sara diceva. Un film che ha una strana, curiosa originalità. Filippo Timi... Quarto film di Filippo Timi in questa mostra, quindi proprio sta quanti simpaticamente giorni, trascimando su 10 giorni, 11 giorni di festa, quindi una media più che inglese, visto che comincia il campionato, sta cominciando il campionato in queste ore. Nel film, Silvia, aiutaci tu a capire, perché l'abbiamo visto, è un... Sembra Che Guevara, è Che Guevara. Sì, è il sogno del pacifista un po' stupido che ho interpretato da mio nipote, e Filippo Timi alle prese col suo terzo statista, dopo Mussolini, l'anno scorso, quest'anno ha fatto Che Guevara, in passato ha fatto anche prendere il Trota, che era un altro statista emergente, e quindi si ritrovano poi nel delirio di questo piccolo personaggio. No, Sara ha afferrato ora il tuo riferimento. Sì. Vabbè. E okay. Si ritrovano all'IKEA, quindi Che Guevara all'IKEA mi sembra l'idea. Che è il posto di tutti, come dici tu. Sì, sì, perché è stato liberato tutto, per cui il posto di tutti. E posso stare perché nel sogno precedente ero stato mandato in un campo di rieducazione.